E buongiorno mondo, questa mattina non credo di farcela, fa troppo, troppo freddo. Invece ce la devo fare, pian pianino, sono le 6:10. E come vi dicevo fa un freddo boia e penso sia stata veramente la notte più fredda da quando sono partito. Guardate qua, l'acqua dentro la mia borraccia. Tutta ghiacciata e adesso per fare il tè dovrò farla sghiacciare. Brrr. A dopo ragazzi. E sono anche in ombra. Il sole è là dietro e c'è questo pezzo di terra che mi blocca il sole. Ma l'avevo calcolato ieri sera, solo che posti che poi sarebbero stati al sole erano troppo esposti anche alla gente. Quindi mi do una sveglia e cerco di andare al sole prima possibile. Ah, dopo 8:14 e finalmente il sole sta cominciando a scaldarmi un po' le ossa. Ho finito di caricare la bicicletta, devo chiudere solo la borsa manubrio dove devo riporre la fotocamera che sto usando in questo momento e riparto perché è ora di scaldare un po' le gambe, altrimenti non si carbura. Ci vediamo sulla strada per Arezzo. A dopo ragazzi. E con oggi saluto anche la provincia di Firenze, entriamo nella provincia di Arezzo. San Giovanni Valdarno. E anche oggi le salite si fanno interessanti, guardate qua. Quando arrivo in cima vi faccio sapere che percentuale è, ma si deve fare, quindi vado, pedala, ciappino, pedala. E al 15% è deleteria. Guardate un po'. Oh, e ne ce n'è ancora. Si sale, si sale. Breve sosta a Terra Nuova per cappuccino e brioche, perché avevo bisogno di un po' di energie e caffeina per far ripartire di slancio questa giornata che per me è un po' gommosa, anche se ho solo 30 km ormai da Arezzo, quindi ci siamo, me la posso prendere con tutta calma e quindi colazione e poi si riparte di sprint. Mi scusi, mi scusi, buongiorno, buongiorno, posso chiederle un favore, posso riempire delle borracce? No, non ha dell'acqua, non sa dove posso trovare una fontanella? Una fontanella dove la posso trovare? Qui. Ma posso, posso prendere un po' di... Grazie mille. Papi, la fa il capo di lingua. More moments later. Grazie mille, gentilissimo. Vai, vai. Grazie. L'acqua non si rifiuta mai a nessuno. Meno male, anche perché non ne stavo trovando qua, sulla strada. Di fontanelle non se ne trovavano. No, no, ci sono. Per fortuna che c'è stata lei, che mi ha salvato. L'avevo finita. Grazie mille, buona giornata. Arezzo, sto entrando in Arezzo, ovviamente al centro mancano ancora sui 3 km, ma questo è l'ingresso della città. Sto aspettando che mi rispondano gli host di Warm Shower,
ma ho dei dubbi, vi faccio sapere. Finalmente sono arrivato anche ad Arezzo, sono nella piazza grande, si vede alle mie spalle, dietro ho posato la bicicletta, tra poco mi faccio un panino perché sto per svenire dalla fame, sono quasi le 2 e anche se non ho fatto tanti chilometri, penso 42-43 chilometri, gli host di Wash Hour ai quali ho scritto, il primo mi ha detto che non è in città, quindi non può ospitarmi e quindi niente. Gli altri non mi hanno ancora risposto, quindi vedrò se proseguire verso Perugia e trovare un altro posto per bivaccare stanotte, sperando che non ghiacci per l'ennesima volta. Quindi vi aggiorno più tardi, adesso mangio, buona giornata. Sono le 3:30, mi sono preso un caffettino super offerto da Simona e visto che anche il secondo host di Wash Hour non mi ha ancora risposto, ho deciso di proseguire il mio viaggio, anche se avrei preferito fermarmi una notte qui ad Arezzo perché è carina, volevo girarla ancora un po', però vabbè, niente, pazienza, dovrò cercare un bivacco, quindi mi conviene uscire. Sono venuto solo a fare un giro ancora qui all'anfiteatro e ora riparto e faccio un po' di chilometri, così me li tolgo, domani arriverò penso a Perugia e speriamo di trovare un bivacco dove non ghiacci l'acqua come è successo questa notte. Speriamo, dai, vi aggiorno più tardi, a dopo ragazzi. Ridono il matto e il vagabondo. Questa è per pochi. Sto cercando un posto dove bivaccare, ho appena passato Montevecchio, là forse potete vedere anche ancora in lontananza il castello, ho preso una strada sterrata che però, ahimè, è finita nel nulla, quindi torno indietro di là, c'era un posto un po' sotto un cavalcavia, di fianco a un cavalcavia in un campo, ma forse ero un po' troppo esposto, vado ancora a cercare. Tra l'altro sono già passate le 5, quindi non vorrei far troppo tardi, il sole sta tramontando e quindi è meglio che mi dia una mossa. Vi aggiorno. Ok ragazzi, direi che può bastare, 74 km pedalati, avrei dovuto farne meno, come vi dicevo volevo fermarmi ad Arezzo ma non ho avuto la possibilità, quindi mi sono infilato nei campi come avete visto prima, ma finalmente ho trovato un posto dove ripararmi e bivaccare in questo cascinale abbandonato, credo che nessuno mi dia fastidio, lì dietro passa la strada sterrata che ho fatto per entrare qui, c'è un piccolo canale da passare ma poco profondo, con la bici un po' tribolata, ma sono passato e spero che nessuno né mi disturbi e né io disturbi loro, quindi le uniche case sono là in fondo, ma io mettendomi con la tenda qua sono coperto da tutta quella cespugliameria lì, quindi si dorme qua. La temperatura rispetto a ieri sta reggendo, ieri a quest'ora faceva già un freddo dell'ostrega, invece adesso si sta molto bene, quindi prevedo che stanotte non ghiaccerà, sono anche molto più basso come quota, non sono in un bosco chiuso e niente, dai, basta, troppe parole, a dopo, monto la tenda quando fa buio, mangio qualcosina, mi riposo, mi do una rinfrescata, una lavata e via a letto, che domani si pedala di nuovo verso Perugia.